voi e l'altra estate prosegue, vi portiamo a Palermo e vi facciamo scoprire un uomo diverso, un modo diverso, un altro modo per poter visitare questa città. Allora vi presento, benvenuta Francesca Vannini, volontaria di Addio Pizzo. Allora, io vorrei iniziare questo nostro colloquio con un'immagine che è lo slogan di Addio Pizzo, quello appunto sul pizzo, un popolo intero che paga il pizzo, eccolo qui, un popolo intero che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Questo è il vostro slogan. Sì, è stato l'incipit del movimento Addio Pizzo. Nel 2004, la notte tra il 28 e il 29 giugno, Palermo venne riempita da questi adesivi, centinaia di piccoli adesivi listati a lutto. Sui pali della luce, sulle cabine telefoniche, sui muri. L'indomani mattina la gente si chiese chi fosse stato. Qualche giorno dopo un gruppo di ragazzi scrisse una lettera aperta al Giornale di Sicilia dicendo che erano un gruppo di persone che volevano riprendere in mano un tema che era rimasto per troppi anni un tabù, sin dalla morte di Libero Grassi nel 1991, e cercavano di, risvegliare la voglia del cittadino di essere partecipe di un cambiamento, perché il pizzo non è solo un problema dei commercianti e degli imprenditori, ma anche di tutti coloro che si recano nei negozi a fare degli acquisti. E quindi l'idea era quella di sostenere con i propri acquisti coloro che volessero denunciare il pizzo. Chiaramente nel 2004 non avevamo nessuna denuncia, ma grazie alle firme di 3.500 cittadini palermitani disposti ad acquistare da chi non pagava il pizzo, abbiamo ottenuto le prime denunce, le prime adesioni di imprenditori. Ad oggi la lista conta 1.000 imprese in provincia di Palermo e un centinaio fra Catania e Messina. Quindi 1.000 imprese che dicono noi non paghiamo il pizzo. Non paghiamo più il pizzo. Ma secondo te a Palermo oggi si paga ancora il pizzo? E allora, certamente la situazione è cambiata, però è difficile dare dei dati, perché la diffusione del pizzo non è soltanto un reato che nessuno vuole dichiarare, chiaramente, ma avviene molto anche a macchia di leopardo, perché esistono zone più facili, zone più difficili da approcciare. È anche vero che le forze dell'ordine negli ultimi anni hanno fatto tantissime operazioni di polizia, soprattutto in alcune aree della città, dove probabilmente possiamo dire che il pizzo adesso è pagato da veramente una minoranza degli imprenditori. Altre invece sono zone ancora ad alta densità mafiosa, pensiamo anche alla provincia di Palermo, ed è lì che noi lavoriamo con costanza. Oh, il tuo impegno, tu dici lavoriamo con costanza, il tuo impegno inizia negli anni 90, quando a Palermo si respira un'aria diversa, dopo la morte dei giudici Falcone e Borsellino, c'è come uno scatto d'orgoglio, uno scatto, diciamo, di, non dico di rivincita, ma una voglia di cambiare. Sì, molti anche analisti hanno sostenuto che non ci sarebbero stati movimenti come Addio Pizzo e Libera senza il 92. Senza quei sacrifici, Probabilmente tutte le persone che oggi si impegnano a quell'epoca erano capaci di intendere e di volere, erano dei giovani ragazzi che si formavano e sono stati molto, molto segnati da quegli eventi. Crescere in una terra di mafia fino a quel momento per me, ad esempio, non significava granché. Dopo quegli eventi mi rendo conto. Avevo 12 e oggi anni. Oggi invece, perché, come dire, guardando i telegiornali, leggendo i quotidiani, si ha quasi l'impressione che la mafia, come dire, sia diventata qualcosa di vecchio, di superato, perché Provenzano è stato catturato, Riina è ancora in carcere, quindi la mafia sembra essere stata sconfitta. Sì, diciamo che è così. Non bisogna cedere alla voglia di chiudere gli occhi e di non vedere. Naturalmente possiamo dire che in realtà la mafia sia cambiata, e io direi anche due volte dal 92 a oggi. Cioè, la mafia, tu dici, esiste e in Sicilia, a Palermo, si sente. Si sente soprattutto nella forza territoriale, nel potere sulle persone, sulla popolazione, perché non dobbiamo dimenticarci che la Sicilia è una terra che ha poche opportunità e che soprattutto nei quartieri popolari, che poi sono la stragrande maggioranza del territorio di città come Palermo,
veramente non ha opportunità, e la mafia ancora è un'opportunità, è quell'opportunità che a volte lo Stato ha difficoltà a dare o che non riesce a dare perché si perde nella burocrazia, e quando la mafia è una risposta per alcune persone è difficile parlare di legalità, rischia di diventare mera retorica. Esempio, mi fai un piccolissimo esempio. Il lavoro, la casa. Cioè, la mafia il lavoro te lo dà. È chiaro. Il problema è quale tipo di lavoro. La casa te la dà. Il problema è quale casa, quale lavoro. Se è una casa occupata, se è un lavoro illegale, è chiaro che questo non può essere una vera risposta. D'altra parte, per chi non ha niente, in parte lo è. E quindi noi ci impegniamo tutti i giorni anche per dare una soluzione a queste persone. Noi ci impegniamo tutti i giorni. Eccoti qui, questa è una bellissima foto dell'impegno quotidiano. I ragazzi, i volti di Addio Pizzo Travel. Che cos'è Addio Pizzo Travel? Addio Pizzo Travel sembra il nome di un'agenzia di viaggi. E lo è. Bene. A oggi è un tour operator. È nato come un progetto turistico nel 2009, quando io, Edoardo e Dario, che sono i due ragazzi al centro della foto, abbiamo pensato che la campagna di consumo critico di Addio Pizzo, cioè sostenere quei commercianti che denunciano la mafia, potesse essere esportata anche all'estero per coloro che vengono in Sicilia a viaggiare. Cioè il cittadino palermitano deve decidere quotidianamente se acquistare da un commerciante che paga il pizzo o che non paga, e così sostenere un certo tipo di economia. La stessa cosa vale per il viaggiatore che si trova a Palermo per pochi giorni, ma può scegliere di pernottare in alberghi che non pagano il pizzo, e così facendo non pagare la mafia. Quindi vediamo se come dire, se come esempio, come parallelo va bene. Quando si compra la frutta biologica si sa che non c'è l'uso dei pesticidi. Se io vengo, come dire, sono un turista, vengo da Addio Pizzo Travel e so che quel circuito turistico, la mafia lì non c'entra nulla. Abbiamo chiesto pizzo free. È certificata. Pizzo free. Sì. È un circuito senza pizzo, le vostre vacanze saranno al 100% pizzo free. Significa che non un euro speso, non un centesimo speso finirà nelle casse di Cosa Nostra. E allora facciamo insieme ad Addio Pizzo Travel, ci facciamo guidare, andiamo a fare un giro per Palermo, andiamo a vedere veramente in concreto che cosa vuol dire affidarsi come tour operator ad Addio Pizzo Travel. Giro per Palermo. Noi oggi faremo una passeggiata appunto un po' nel centro storico di Palermo, che quindi forse voi avete già iniziato. No, perfetto, ed è una visita guidata un po' particolare, perché non ci soffermeremo molto sugli aspetti storico-artistici della città, ma cercheremo un po' di ripercorrere quella che è la storia della mafia, ma soprattutto dell'antimafia. La passeggiata infatti si chiama Palermo No Mafia proprio perché vuole dare un'idea di una città che in qualche modo ribalta gli stereotipi che si hanno, insomma, dei palermitani e dei siciliani in generale. Racconteremo quindi un po' questa passeggiata, vi dicevo, Palermo No Mafia, attraverso anche un po' lo sguardo di Addio Pizzo. Io ho conosciuto Addio Pizzo dai giornali e devo dire che ciò che mi ha colpito è stato un po' il carattere, l'aspetto pragmatico della lotta alla mafia che proponeva appunto Addio Pizzo, per cui ho deciso di aderire appunto al comitato come socia volontaria nel 2005. E oggi appunto collaboro e sono socia della cooperativa Addio Pizzo Travel, per cui proponiamo dei viaggi etici antimafia in Sicilia, quindi lo stereotipo della Sicilia come terra di mafia, come terra appunto di persone appunto omertose, viene ribaltato completamente, perché noi mostriamo la bellezza appunto della nostra isola, che è fatta non soltanto, diciamo, della natura, del paesaggio, dei monumenti, ma anche delle persone appunto che qui vivono e che lottano contro la mafia. La coppola è per la Sicilia e rappresenta un grande riscatto sociale quando nasce, insieme al cappello inglese che veniva usato per andare a cavallo per le macchine sportive. Però Don Totò con la coppola era un mafioso, Filippo d'Edimburgo era un signore elegantissimo. Da questo contrasto nasce una persona culturale che, grazie a tutto il mondo del design e della cultura
nomi internazionalmente riconosciuti più importanti, abbiamo levato la Coppa alla mafia. Aderire a Dio Pizzo a questo punto è stato naturale per noi nel nostro percorso e continuiamo con loro, un percorso molto interessante. Abbiamo conosciuto l'esperienza di Addio Pizzo tramite un amico che ce l'ha consigliato e poi abbiamo cercato su internet delle recensioni a qualcuno che parlasse e spiegasse quello che in realtà si andava a fare. E sicuramente consiglio questo tour, questa visita guidata, perché mi ha fatto conoscere, ci ha fatto conoscere, ci ha fatto provare un'esperienza bellissima. Tutto quello che è la conoscenza della città e soprattutto tutto quello che è la guerra e la lotta al Pizzo e alla mafia. E allora, questa Addio Pizzo Travel, avete visto, le ultime immagini si riferivano a una piazza che come dire, ospita un'antica focacceria San Francesco, che è un locale storico di Palermo. E allora in collegamento con noi via Skype c'è Fabio Conticello, che è uno dei titolari insieme al fratello Vincenzo, eccolo qui, lo vediamo inquadrato. Buon pomeriggio e benvenuti a Siamo Noi l'altra estate. Buon pomeriggio a voi. Dicevo, lei ha subito insieme a suo fratello numerose richieste estorsive, richieste a cui voi avete detto no e avete fatto arrestare chi vi ricattava. E suo fratello adesso vive sotto protezione, da quello che so io, lontano da Palermo. Allora le chiedo subito, ecco, qual è la situazione in questo momento? Ma la situazione intanto è un po' cambiata negli ultimi anni. Diciamo, noi oggi ci troviamo a essere dei consulenti dell'azienda, perché la nostra azienda negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è stata acquisita dal gruppo editoriale che fa capo a Carlo Feltrinelli, per cui Vincenzo a distanza, io in Italia, siamo dei consulenti all'interno dell'azienda storica di famiglia, perché riteniamo e ha ritenuto Carlo Feltrinelli che avvalersi comunque della nostra famiglia e della nostra opera sia ancora utile. Ecco, però la domanda, voglio farle insomma una domanda un po' scomoda, la scelta di aver denunciato il Pizzo, la scelta di aver detto no alla mafia, alla fine ha pagato, suo fratello vive lontano dall'Italia, abbiamo detto sotto protezione, alla fine vi è convenuto? Ma come dire, sono sempre delle scelte difficili, soprattutto a caldo e magari provare a riuscire a spiegarle. Sono delle scelte fatte con la propria coscienza, cioè tento di farmi capire, nel senso che quando ci siamo trovati di fronte alla richiesta di estorsione, ci è voluto veramente poco tempo prima che io e Vincenzo andassimo a denunciare, perché lasciarsi sfuggire un'azienda di mano che proprio 2 anni fa ha festeggiato 180 anni e pensare in un batter d'occhio che potesse essere cancellata, allora questa cosa proprio non potevamo accettarla. Quindi, come dire, se la guardiamo da un punto di vista economico, probabilmente no, nel senso che forse in proporzione alle dimensioni, al fatturato dell'azienda, forse in certi casi è più utile e più conveniente pagare. So che è una cosa forte quella che sto dicendo e Francesca in studio mi comprende, però se uno la guarda dal punto di vista dello stato d'animo, di guardarsi allo specchio la mattina e interrogarsi e dire ma sto facendo o ho fatto la cosa giusta e trasferire a mio figlio un'idea di un percorso di legalità, allora da questo punto di vista è una scelta che ripeteremmo 100.000 volte. Grazie Conticello, veramente grazie, un saluto anche a suo fratello. Qui torniamo, Francesca, allo slogan di partenza, cioè diceva Conticello, è una questione di dignità. Chiaro, è chiaro, l'uso della parola non era casuale all'inizio, puntava su un valore che per un siciliano è importantissimo, la dignità. Una delle offese più grosse che si può fare a un siciliano è di essere senza dignità. E puntava proprio sull'idea che ciò che abbiamo non è solo nostro, ma anche di chi verrà in futuro. Tanti imprenditori hanno denunciato proprio perché non vogliono lasciare ai propri figli un'impresa peggiore di quella che hanno ricevuto. È un investimento a lungo termine. Un investimento, assolutamente. Grazie Francesca, veramente grazie per il lavoro che svolgi con Addio Pizzo Travel. Grazie.
Adesso E allora eccoci di nuovo in diretta. Eugenia, l'ultima pagina, l'ultima parte di questa del programma di oggi dedicato a quello che è accaduto appunto in Puglia, lo scontro tra due treni, lo scontro frontale. Però colleghiamoci subito con il nostro collega Nicola Ferrante, che è lì sul posto. Nicola, a te la linea, aggiornaci su tutto. Nicola, sei in linea? Sì, mi sentite? Ti sento benissimo, Nicola. So che pochi istanti fa è arrivata una gru. Sì, è cominciato sono cominciate le manovre per smantellare le lamiere in questi minuti, mentre continuano ancora quelle per mettere eventuali sopravvissuti. Questa è la speranza, che continua a restare viva, in salvo nei prossimi minuti. Ricordiamo, il bilancio parla di oltre 20 i morti nell'incidente che c'è stato questa mattina alle 10:30 e oltre 35 feriti, di cui 18 gravi. È stato lanciato un appello per raccogliere sangue negli ospedali della provincia di Bari e di Barletta. I donatori sono stati invitati appunto a recarsi in ospedale per i casi più gravi. Salvato un bambino subito nei primi istanti dello scontro. Tutto da accertare le cause, l'errore umano resta in primissimo piano, oltre alla velocità sostenuta che ha portato i due convogli al frontale. Potrebbe non essere stato dato il segnale di stop, cioè a uno dei due che aveva abbandonato la stazione di Andria in direzione Corato, mentre l'altro, che arrivava da Corato, era in marcia appunto per fare ingresso nella stazione di Andria. Ricordiamo che l'incidente è venuto in aperta campagna, non lontano da una casa cantoniera. Tre le inchieste aperte. Il ministro Delrio poco fa ha annunciato che sarà istituita una commissione di inchiesta. Il bilancio rischia, delle vittime intendo, rischia di continuare a salire, e il bilancio più grave in Italia è quello di un disastro ferroviario del 78, in cui ci furono 42 morti. In questo caso siamo a 20 morti e 35 feriti, di cui lo ricordo 18 in gravi condizioni. La società ferrotranviaria, quella che collega il nord barese da Barletta a Bari, e la tratta interessata è a binario unico, sotto accusa i sistemi di controllo, in particolare di quelli che sono la gestione ferroviaria. A voi. Grazie mille. Nicola, tutti gli aggiornamenti ovviamente anche nel TG2000 alle 18:30. L'altra estate torna domani puntuale alle 15:20, sempre il racconto di un'estate diversa. Cominceremo anche a metterci in viaggio verso la GMG di Cracovia, e ovviamente vi ricordiamo l'appuntamento di stasera. Assolutamente, questa sera alle 21 sulle strade della Misericordia, alle 21 su TV2000, ovviamente lo spazio anche agli aggiornamenti di quello che sta accadendo in Puglia, lo scontro frontale tra due treni. Eugenia. Sì, il dibattito questa sera sarà sull'opera di Misericordia, visitare i carcerati. In studio ci saranno Don Luigi Ciotti e Piercamillo Davigo, e ovviamente a condurre saranno Massimiliano Niccoli e Gabriella Facondo. Noi ci vediamo domani. Arrivederci.